chissà se oggi Shizuka è in casa. La casa sentimentale. Ti ringrazio, ho sempre desiderato una sciarpa come questa. Sono proprio contenta che ti piaccia. Sei solo brutto bugiardo, non crederò mai più a quello che mi dici. Cosa ti prende? Non riesco a capire. Sei stato tu a farmi credere con la macchina del tempo che quando saremo grandi Shizuka diventerà mia moglie. Sì, infatti, e con questo qual è il problema? Il problema è che purtroppo stento a crederlo. Ormai non ho più speranze. Shizuka ha appena regalato una sciarpa di Kisugi. Ah, povero me. Scusa, non ho capito bene i fatti. Ma credo che tu sia geloso. Dai, vieni con me. La casa sentimentale! E che cos'è? Quando inviti qualcuno che ti piace in questa casa, stai sicuro che perderà la testa per te? Ma la magia funziona soltanto se tu sei dentro. Forza e coraggio, entriamo! Dai! Wow, ma quanto è grande! E ci sono anche il bagno e la cucina! E adesso, voilà! Ah. A cosa serve? Dimmi solo se ti piace oppure no! Che bellezza! Come sono contento di stare insieme a te! Che cos'hai da guardarmi in quel modo? Ehi, dai, vieni fermala! Fermati! Tranquillo! Avrò ingoiato almeno 10.000 capelli. Diufa, ti sei bevuto il cervello. Adesso sai come funziona. La persona che entra per seconda finisce per innamorarsi della prima. Mi sembra che sia tutto molto semplice, no? È vero, hai ragione. Adesso vado subito a prendere la mia Shizuka e la porto qui. Ah, sei tu, ciao Nobita. Non posso uscire, devo ancora finire i compiti. Aspetta, ho un'idea. Potremmo farli insieme nella mia casetta nuova. Tu hai una casetta? La cosa mi incuriosisce, ma scusa se te lo dico, non sei il compagno ideale per fare i compiti. Questa potevi risparmiarmela. Oh, quanta carina. Davvero ti piace? Sai, l'ho costruita apposta per te. Veramente? Sì, certo, devi credermi. Allora vediamo com'è dentro. Ah, no, aspetta un momento. Ecco, bisogna seguire un ordine preciso per entrare in questa casa. In che senso? Ti faccio strada. Sei stato bravo, Nobita. Che bello. Che cosa mi sta succedendo? Che strana sensazione, mi sta scoppiando il cuore. Sì, funziona. Io ti voglio bene. E sentiamone, sei proprio sicura? Sicurissima, non senti quanto mi batte forte il cuore? Sta scoppiando. Non so se posso crederci, magari me lo dici per farmi piacere. Ma tu vuoi più bene di Kisugi? Ti ho visto, sai, gli hai regalato una sciarpa. Oh, no, caro, ti sbagli invece. Gliel'ho regalata solo per ringraziarlo dell'aiuto che mi dà quando facciamo i compiti. E a te che voglio un sacco di bene, ma tu non vuoi neanche credermi. Ti prego, scusami, non fare così. Ma sì, certo che ti credo. Però adesso smettila di piangere, va bene? No. Ecco, e questa è la cucina. In questa casa non manca niente. Il bagno? Che meraviglia, viene quasi voglia di fare l'idromassaggio. Se vuoi possiamo farlo insieme. Mettila. Da adesso in poi dovrà cavarsela da solo. Sono immensamente felice. Oh sì, anch'io. E quei cuoricini sono meravigliosi. Hai ragione. Sai, quando vedo un cuore non posso fare a meno di pensare a te. Dal momento che c'è anche la cucina, potrei approfittarne per preparare qualche dolcetto, ti va? Ah sì, sarebbe fantastico. Aspettami qui.
Vado a casa a prendere gli ingredienti. Sì, d'accordo, ma torna presto, mi raccomando. Cosa ci faccio qui con tutti i compiti che ho da fare? Ciao, come va? Tutto bene? Hai visto Nobita per caso? Avrei bisogno che mi facesse da modello per un fumetto che ho in mente di disegnare. Sì, è nella casetta sul prato. Ah, grazie. Sta andando tutto per il meglio. Fra poco avrò anche il piacere di gustare i dolcetti fatti da lei. Però mi domando perché ci metta tanto. Vieni avanti, la porta è aperta. Ciao, Nobita caro! Ti prego, accogli la mamma! Non era questo che voleva succedere! Aiuto, ti salvi chi può! Jericho, cerca di calmarti, ti prego, ti supplico! Ma io ti voglio bene! Aiuto! Scappare, dimmi, ti prometto che saremo più felici insieme! Respira di pancini! Sarà meravigliosa, vedrai! Lo spostruoso, vieni qui, vieni qui! Chissà cosa mi è preso tutto a un tratto. E adesso dove sarà Nobita? Ho perso il mio modello. Ne avresti dovuto davvero? Vedere. Oh, ciao, sorellina. Che fai? Stai cercando qualcosa? Ciao, avevo chiesto a Nobita di farmi da modello, ma lui è scappato. Che cosa per lui dovrebbe essere un onore posare per te? È sempre il solito, ma stavolta non la passerà liscia. Non deve permettersi di trattarti così. Gli darò una lezione. E io ti darò una mano. Ti prego, Shizuka, devi tornare nella casetta. Perché te ne sei andata così? Non capisco. Devi scusarmi, ma preferisco di no. Là dentro mi sento strana. Eppure fino a poco fa volevi fare un dolcetto per me. E adesso? Devo fare i compiti e dovresti farli anche tu. Te l'ho già detto, possiamo sempre farli dopo insieme. Scusami. Hai cambiato idea? Credo di aver dimenticato la borsa a scuola. Dai, Shizuka, ti prego. Oh, e quella che cos'è? Vieni dentro, non c'è nessuno. Oh, Suneo, perché sei tu, Suneo? Rinnega il padre tuo e rifiuta il tuo nome e io non sarò più Jan. Ti prego, Jan, cerchiamo di mantenere la calma. Dimmi che cosa ti è presa. Suneo, perché sei tu, Suneo? Ti dono il mio cuore. Che cosa dici? Dimmi che mi vuoi bene anche tu, non potrò più vivere. Oh, Suneo, non vorrei che ti sorprendessero in questo luogo. Aspetta, Jan, non sei in te. Prova a ragionare su quello che stai dicendo. Ah, mia nobile Suneo, se è vero che Mabi dichiara lo schiettamente, t'amerò anch'io. Fermati, Suneo, perché mi vuoi sfuggire? Non voglio farti del male. Jan, tutto bene? Lo sai che sei proprio un gran maleducato? Hai anche la faccia tosta di rifiutare la mia amicizia. Forse preferisci le palle. No, no! Chissà com'è andato a finire il pomeriggio per Nobita. Oh, ma che cosa fai tu da queste parti? Fare così! No, ho appena cominciato. Ti prego, non andare via. Voglio dimostrarti quanto ti voglio bene. Lasciami,